Buonasera a tutti e bentrovati. Questa sera gli ospiti seduti qui accanto a me tratterranno tre temi di fondamentale importanza per una San Giovanni in fiore sostenibile. Si parlerà di economia circolare, ecosostenibile, che si rigenera da sola, di digitalizzazione dei servizi amministrativi e comunali, che riducono i costi di gestione, e del riutilizzo del compost, per capirci meglio, dell'umido. Vi presento gli ospiti che interverranno questa sera. Abbiamo l'ingegnere informatico Andrea Panetta, un imprenditore Gianfranco Marra e il dottor in scienze e tecnologie agrarie Luca Antonio Congi. Poi ovviamente alla fine concluderà nostro carissimo avvocato Don Nicola Cava, candidato alle primarie del 3 agosto di lunedì. Allora, interverrà per primo un giovane imprenditore, ok, Gianfranco Marra, che è titolare del primo birrificio di San Giovanni in fiore, che è nato il 16/10/2019. Dopo tre anni di beer firm e di studi nel mondo brassicolo, sperimentando varie ricette di altri birrifici, coltiva diverse varietà di luppolo e produce birre di ottima qualità. Il birrificio è sito in via Roma, vicino all'ufficio postale numero 317 della nostra città. È un giovane da prendere come esempio per le nuove leve, per i nuovi giovani. Adesso passo la parola a lui, a Gianfranco Marra, titolare del birrificio. Prego. Grazie, salve. Come mi ha già presentato, faccio birra qui a San Giovanni in Fiore per la prima volta. Spero e credo che voi crediate che sia un progetto valido per tutta la nostra comunità, in quanto anche produco una parte fondamentale della materia prima, che è il luppolo, quindi produco una birra che ha qualcosa veramente di San Giovanni in Fiore, oltre all'ingrediente principale, che appunto è l'acqua. L'acqua di San Giovanni in Fiore è ottima, il 90% della birra, di tutte le birre che bevete, è acqua, quindi producendola con l'acqua di San Giovanni in Fiore, che viene analizzata ogni mese ed è priva di arsenico e di tanti altri metalli pesanti, possiamo dire che produciamo una birra di altissima qualità. Una cosa che volevo dire è che io non sono qui per fare politica, non appoggio nessun politico, non ho nessuna preferenza politica, ma sono qui appunto per esporvi la mia esperienza e perché sono realmente innamorato di San Giovanni in Fiore e del mio territorio, del quale penso che sia ricchissimo di potenzialità e di tantissime opportunità che dovrebbero essere sfruttate per poter portare alla nostra comunità delle migliorie e comunque della ricchezza e soprattutto posti di lavoro che vengono a mancare, posti di lavoro reali, posti di lavoro che restano nel futuro, posti di lavoro che non sono qualcosa che viene dato in cambio di favore o di un voto di qualcosa, posti di lavoro che possono essere validi per i vostri nipoti, pronipoti e per chiunque voglia restare a vivere a San Giovanni. Non so se volete, no, se volete farmi voi qualche domanda o... Non so, in generale quello che penso è che a San Giovanni in Fiore veramente siamo ricchi di potenzialità. I giovani d'oggi siamo stati un po' sviati, pensando che alcuni lavori potessero essere soltanto qualcosa di pesante come l'agricoltura o l'allevamento, quando in altri posti d'Italia l'allevamento o l'agricoltura danno posti di lavoro dignitosi o le persone fuori sono imprenditori agricoli e non sono dei semplici agricoltori. Queste cose qui
faranno crescere sicuramente il nostro paese e la ricchezza del nostro paese. Noi nel nostro paese consumiamo tantissimi beni, anche molto semplici, che provengono tutti quanti da fuori, alcuni dall'estero, alcuni dal nord Italia o comunque da altre parti del mondo. Tutti dei beni che noi potremmo produrci da soli e far rimanere questa ricchezza, la ricchezza che abbiamo qui a San Giovanni in Fiore, qui da noi, in modo tale da evitare che i nostri figli debbano per forza partire fuori per cercare un posto di lavoro. Posti di lavoro che tante volte non sono niente di chissà che buono, perché andare a guadagnare magari 1800 euro a Milano e poi dover pagare un affitto carissimo di 600 euro e tutte le altre tasse e quindi poi farsi i conti in tasca, mi sono restati 600 euro e vivo lontanissimo dagli affetti della mia famiglia, lontanissimo dalla mia terra. Possiamo renderci conto che non è niente di produttivo, ma è semplicemente uno sfruttamento della nostra manodopera e delle capacità che noi abbiamo. Quindi quello che io mi auguro che tutti i giovani di San Giovanni prendano in mano il proprio futuro e si rendano conto della ricchezza che c'è nel nostro territorio, cosa che penso che sia veramente molto importante e fondamentale. L'unico consiglio che mi sento da dare a tutti quanti, a tutti i giovani che abbiano voglia di intraprendere un lavoro, uno è quello di fare ciò che credono e che sognano di fare. Soltanto con la passione si possono portare a termine grandi progetti e farli risultare positivi e che fruttificano qualcosa. Un'altra cosa molto importante che non ci può dare nessuno e che la dobbiamo fare noi da noi stessi e che soprattutto è gratuita, tante volte gratuita grazie a internet, a tutti i mezzi di informazione che ora abbiamo a disposizione, è quello di studiare. Non pensare di poter portare a termine un progetto semplicemente avendo delle minime conoscenze su un campo, ma bisogna andare a studiare e approfondire quello che si vuole fare, la propria passione. È l'unico modo per fare veramente qualcosa di buono e per creare posti di lavoro e ricchezza per la nostra comunità. Grazie Gianfranco. Gianfranco mi diceva che purtroppo ci deve lasciare per impegni di lavoro. Sì, lo salutiamo. Andrea, dopo ci saluterà. Adesso passerò la parola all'ingegnere informatico Andrea Panetta, laureato presso la Facoltà Unical di Cosenza di informatica, che è appassionato di tecnologie e innovazione. Ha lavorato presso aziende rinomate quali Lottomatica, Sisal, Comcast, IBM. È un libero professionista, uno sviluppatore e un bravo imprenditore. Facciamogli un applauso e adesso a te la parola, ingegnere. Grazie, salve a tutti. Allora, una domanda, quanti di voi utilizzano il cellulare? Forza, dai, tutti. Ah, c'è gente che non utilizza il cellulare, lei non lo utilizza, signora mia, alzate le mani, su, quanti tipi di... Oh, tutti, perfetto, vi racconto un fatto, un giorno ero a Roma a lavorare all'Automatica, abbiamo sviluppato il terminale che c'è a Tabacchini per fare le bollette, ricariche, che quanti giorni, mi serviva un certificato, porca miseria, che faccio? Prendo, scendo, faccio il certificato, ritorno, e dico, ma benedetto Dio, è possibile... che oggi tutti quanti voi avete un cellulare, io ho un cellulare, tutti ce l'abbiamo, tutti abbiamo internet, ci hanno fatto fare questa cosa che chiamano la PEC, che equivale a una raccomandata, perché non è possibile richiedere un certificato online? Esiste la firma digitale, sai che sono io che lo richiedo, sai che sono io che te lo firmo, fammelo, sbaglio? Un altro punto di vista, le luci, ad esempio, ci sono delle luci a pannelli solari che
un altro po' e illuminano un campo da calcio per intero. Scusate la sveglia, mi ricorda che ogni tanto devo fare una pausa tra un lavoro e l'altro. Che illuminano un campo da calcio con pannelli solari. Perché non possiamo digitalizzare la cittadinanza, digitalizzare il comune? Cioè, vuol dire tutto questo, non soltanto vuol dire richiedere un certificato, vuol dire richiedere la possibilità di risparmiare sulle bollette, fare una raccolta differenziata intelligente. Per come dice Renzia, abbiamo fatto un software per la gestione della raccolta differenziata e i cittadini sanno quanto hanno differenziato e otterranno uno sconto sulla bolletta a fine anno, per esempio. E il bello è che queste cose si possono fare al giorno d'oggi con la spesa minima, perché i costi che ci sono oggi per sviluppare un software per avere dei pannelli solari non sono quelli che ci sono dieci anni fa, 20 anni fa. E inoltre, anche per collegarmi al discorso di Gianfranco, si crea opportunità lavorative. Io ho bisogno di fare un lavoro, studio, mi specializzo in un settore dell'informazione, do un supporto al comune, do un supporto alle attività. Gianfranco lancerà un sito web, ad esempio, del quale io mi occuperò per vendere birra online. Ed è un lavoro che si è creato per me, che gli sviluppa, gestisco il sito, si è creato per lui perché avrà la possibilità di aumentare il suo business. Digitalizzare non vuol dire inoltre soltanto chiedere, andare sul sito e chiedere il certificato. Digitalizzare è una parola un po' ampia, no? Abbraccia un po' tutti. C'è stato il Covid, ad esempio. C'è stato il Covid, nessuno era pronto per il Covid. Io già da tempo dicevo: perché non vi fate un e-commerce per la spesa a domicilio, per questo? Ma che dici, ma che conti? L'avessero fatta, a quest'ora avrebbero avuto un'opportunità. Digitalizzare vuol dire essere pronti, più che altro, perché prima di passare alla digitalizzazione di un'impresa, di un comune, di un'attività, dobbiamo digitalizzare, tra virgolette, il nostro pensiero. Per fare, c'era una scritta vicino al muro dei veterani di bandiera, che ancora la ricordo, che diceva: rivoluzione sociale non serve al popolo se non è preceduta la rivoluzione del pensiero. Anche questo, non possiamo parlare di digitalizzazione, di creare un'opportunità, se prima non usciamo un po' fuori dai nostri schemi, dai nostri binari. Digitalizzare un comune vuol dire creare tanti lavori anche collegati all'agricoltura. Voglio un sistema automatico, sono l'imprenditore, il comune finanzia l'imprenditore, in quella provincia, chi per lui, l'imprenditore fa il sistema automatico di raccolta, fa il sistema di irrigazione con i pannelli solari, ad esempio, risparmia sulla bolletta, risparmia sulla mano d'opera e c'ha lavoro. E inoltre, infine, sull'importanza della digitalizzazione. Perché credere nell'importanza della digitalizzazione di un qualcosa, al di là del comune, proprio di tutto? Perché anche un granello di una città contribuisce a digitalizzare quella città. Bisogna farlo perché stiamo andando incontro abbiamo passato il terzo millennio, prima si parlava del terzo millennio, ci siamo arrivati, e che si fa? Restiamo indietro. Quindi cerchiamo di andare avanti, di aprire i nostri orizzonti, di credere nei progetti di noi giovani e soprattutto di aprire la mente a questo avvenire che ogni giorno sempre è più vicino. Grazie. Grazie, ingegnere. Adesso passerò la parola al dottore in scienze e tecnologie agrarie Luca Antonio Congi, che è fermo sostenitore dello sviluppo sostenibile. Infatti le Nazioni Unite definiscono lo sviluppo sostenibile un progresso economico e sociale che comporti il miglioramento della qualità della vita delle attuali generazioni senza danneggiare però le risorse della terra, in modo tale da consentire alle generazioni future di soddisfare le proprie esigenze. Adesso lui ci spiegherà come. Passo la parola al dottor Luca Antonio Congi. Buonasera a tutti, ringrazio il moderatore per avermi dato la parola.
Oggi parliamo di un argomento molto delicato e importante, che è quello della raccolta differenziata, perché siamo in un momento storico molto delicato. Scusa. Allora, stavo dicendo, oggi parleremo di un argomento molto delicato, che è quello della raccolta differenziata, che in alcune nazioni ne traggono un beneficio. Per quanto riguarda, siamo in un momento storico in cui la salute del nostro pianeta vacilla, e quindi è necessario assumere dei comportamenti, o anche doveroso assumere dei comportamenti etici e responsabili proprio per la salute del nostro ecosistema. Per quanto riguarda, possiamo definire la raccolta differenziata un sinonimo di smaltimento sostenibile dei rifiuti. Quindi da tutti, diciamo, gli scarti che produciamo noi esseri umani durante la raccolta giornalmente, si può trarre una materia che possiamo utilizzare in diversi settori. Oggi parleremo del rifiuto organico. Da questo rifiuto organico, tramite l'implementazione di diverse tecniche, oggi loro mi hanno chiesto di parlare solo del compostaggio, però ne voglio aggiungere altre due tecniche. Tramite l'implementazione di varie tecniche possiamo ottenere dei prodotti che possono essere utilizzati in vari settori, tra cui l'agricoltura. Inizio dall'attività della lombricoltura. In Italia si sta sviluppando questa attività dove si mira, diciamo, all'allevamento a terra dei lombrichi. I lombrichi sono dei microrganismi per eccellenza. Dove c'è il lombrico vuol dire che c'è fertilità. Quindi il lombrico sostanzialmente degrada la sostanza organica che noi aggiungiamo su questa terra, producendo una sostanza che prende il nome di humus. Si tratta di una sostanza, di un insieme di sostanze organiche che apportano molti benefici al terreno. Oltre all'humus, nella lombricoltura si può ottenere un'altra, diciamo, fonte di reddito, che sono i lombrichi. I lombrichi possono essere utilizzati sia per le esche per la pesca, possono essere utilizzati per l'alimentazione animale, ad esempio le quaglie, l'allevamento delle trote, e inoltre possono essere utilizzati per avviare nuovi allevamenti. Per quanto riguarda il compostaggio, è una tecnica dove si sfrutta un processo biologico che avviene in condizioni aerobiche, cioè in presenza di ossigeno. Con determinate condizioni di umidità e di temperatura, questi microrganismi degradano la sostanza organica che noi mettiamo in una cassa, e ad esempio gli scarti organici della differenziata, i residui culturali della potatura, gli effluenti zootecnici, e inoltre anche quello che noi produciamo durante la raccolta differenziata. Sostanzialmente questi microrganismi producono una sostanza molto fertile che rientra nella categoria dei fertilizzanti organici e apporta molti, diciamo, benefici al terreno. Ad esempio, oggigiorno si parla molto di, anzi quest'anno è stata la giornata mondiale del suolo, il 16 giugno del 2020, e negli ultimi 10 anni, siccome negli anni 70 c'è stato l'agricoltura, diciamo, era basata sull'uso massiccio dei concimi minerali di sintesi chimica, però negli anni si è capito che siamo arrivati in un punto di non ritorno, e
è un punto di non ritorno. Quindi l'Unione Europea, la Regione, stanno puntando sempre di più ad un modello di agricoltura sostenibile, tra cui l'agricoltura biologica, l'agricoltura biodinamica e anche quella integrata. Questi prodotti che noi otteniamo da un rifiuto, da uno scarto, possono essere utili per preservare la fertilità integrale del suolo. Dico integrale perché la fertilità racchiude e unisce tre tipologie di fertilità. Abbiamo la fertilità fisica, biologica e attività biologica e chimica. Il compost, quando viene apportato al terreno, apporta, migliora la struttura, quindi agisce sulle caratteristiche fisiche del terreno, migliorando la struttura, migliorando la capacità di ritenzione idrica del terreno stesso e la capacità di ritenzione dei nutrienti. Inoltre agisce come agente repressivo nei confronti di patogeni che sono dannosi per l'agricoltura. E infine, inoltre, poi, per quanto riguarda le caratteristiche chimiche del suolo, il compost agisce perché rilascia nel lungo periodo degli elementi disponibili e in forma assimilabili per la pianta. E infine riattiva il soil biota del suolo. Sostanzialmente sono i microrganismi che vivono nel sistema, in questa risorsa definita suolo, e quindi è molto importante preservare questa caratteristica, la fertilità del suolo, poiché il suolo è una il suolo quando è fertile ha la capacità di sostenere la crescita delle piante. Quindi noi dobbiamo evitare di far avvenire il fenomeno della desertificazione, come possiamo vedere nella zona del Crotonese, tra Crotone e Isola, ci sono molti suoli sterili, privi di sostanza organica, e quindi quel tipo di suolo non è capace di far crescere delle piante di interesse agricolo, ma anche piante infestanti. E infine volevo aggiungere un altro sistema, che un'ottima idea, che è stato già implementato in Calabria. Due grandi aziende, non so se qualcuno di voi li conosce, la Fattoria della Piana nella provincia di Reggio Calabria e l'azienda dei fratelli Nola nella zona di Sibari, hanno implementato il sistema del digestore. Sostanzialmente, in parole povere, il digestore è un contenitore enorme dove l'azienda aveva un piccolo problema: non sapeva come smaltire gli effluenti zootecnici, in quanto all'interno dell'azienda avevano 1000 capi. Da questi effluenti zootecnici loro inseriscono questo prodotto, questo scarto, nel digestore, aggiungono anche dei residui colturali, magari se è possibile anche i rifiuti organici provenienti dalla differenziata, e producono in condizioni anaerobiche, in assenza di ossigeno, producono biogas. Da questa attività si produce un 60% di metano, che può essere utilizzato per i riscaldamenti oppure per la produzione di energia elettrica, ma può essere anche produce anche un 40% di anidride carbonica, che può essere utilizzato e destinato per molti usi, tra cui ad esempio la produzione delle bevande gassate. Per quanto riguarda, per concludere il mio discorso, vorrei enunciare una frase del signor Sergio De Caprio, tutti lo conosciamo come Capitano Ultimo, il quale sostiene che scegliendo una tecnologia adeguata si può ricavare una risorsa da uno scarto che noi sostanzialmente oggigiorno
la differenziata, l'organico va incontro all'incenerimento oppure diciamo alle discariche, ma l'obiettivo è quello di sostanzialmente di eliminare o ridurre sia le discariche tradizionali che hanno un impatto devastante sull'ambiente, ma anche l'incenerimento, perché produce, emette diciamo nell'atmosfera dei gas a effetto serra. Conosciamo tutti la pericolosità di questi prodotti e quindi evitando questo si può ricavare una risorsa e puntando diciamo ad un'economia circolare. Allora, ringraziamo Luca per il suo intervento. Allora, adesso chiamo a concludere per questa bellissima serata in cui abbiamo trattato argomenti importanti l'avvocato Domenico Lacava, candidato alle primarie del centro-sinistra del 3 agosto, presidente del Consiglio Comunale, al quale bisogna dare il merito di aver vinto una battaglia con l'apertura, con la riapertura degli uffici di giudice di pace a San Giovanni, di essere sempre attento alle tematiche sociali, quali la lotta al bullismo, la tutela dei diritti dei disabili, tutela della violenza di genere, poi un fermo sostenitore di un ambizioso progetto di rendere San Giovanni in fiore una città sostenibile. Poi aggiungo due parole io, Domenico, oltre che un caro amico mio e di tutti ovviamente, una persona affidabile, seria e sempre dalla parte dei deboli. In bocca al lupo per tutto, Domenico. A te la parola. Intanto te lo grazie. Siamo amici, ci conosciamo da una vita, ma prima di ringraziare te consentimi di salutare e di ringraziare l'ingegnere, grazie ingegnere, non ci conoscevamo, ci siamo conosciuti stasera, è stata una bella sorpresa. A Luca invece lo conosco da sempre, lo conosco da anni e lo sapevo che Luca, consentitemi di ringraziare, dovevo andare via, ci ha dato la possibilità, ma dovevo andare al lavoro, il lavoro è fondamentale, ci mancherebbe altro, e di ringraziare Gianfranco Marra e poi di ringraziare e salutare Teodoro, che è un amico da sempre, l'ha detto lui, io lo ripeto, la stima è reciproca, siamo cresciuti insieme, quindi immagino di tutto, e di ringraziare Totò, nonostante Totò ogni volta questi microfoni fanno guerra, tutto io questo riesco a fare con il microfono, è difficile stare appresso a Totò con il microfono, di ringraziare tutti gli amici che stasera hanno voluto essere qui, quindi hanno voluto spendere un po' del loro tempo per starci ad ascoltare. Io potrei non dire nulla dopo quello che è stato detto da loro, dai ragazzi, perché quello che volevo dire lo hanno detto chiaramente e in maniera totale loro, sono stati così esaustivi, ognuno di loro ha detto e ha spiegato quello che io intendo per sostenibilità. L'economia circolare in un paese è fondamentale. Circolare significa che l'economia nasce e cresce in quel paese, si fonda in quel paese e finisce in quel paese. Quindi l'esempio di Gianfranco è un esempio classico di economia circolare. Gianfranco produce, trasforma e vende a San Giovanni Fiore. Fa tutto a San Giovanni Fiore, tutto quello che fa rimane su San Giovanni. L'ingegnere ci ha spiegato molto bene cosa significa digitalizzare la pubblica amministrazione, creare un'app ed è quindi evitare lunghe file, no? Soprattutto in un periodo come questo, un periodo in cui siamo stati costretti a stare, chi l'avrebbe mai immaginato che no? In un periodo dove siamo stati costretti a stare chiusi dentro, no? Una situazione che nessuno poteva assolutamente immaginare. Ci ha spiegato che la tecnologia non è solo Facebook, o solo potrebbe, ed è sicuramente tanto di più e tanto di molto utile. L'internet che c'è oggi non è l'internet in cui credevamo quando l'abbiamo visto tra virgolette nascere, diciamo, no? È una cosa un po' diversa, cioè internet non è Facebook, internet non è Instagram, internet vuol dire comunicazione e condivisione, questo è. Quindi voglio dire, io che cosa vi dovrei dire, tranne studio? Io vi posso dire però una cosa, che noi vogliamo creare e pensiamo che si può creare un paese sostenibile, la possibilità di creare un paese sostenibile è assolutamente reale. È chiaro che bisogna lavorarci, bisogna crederci, perché prima di lavorarci bisogna crederci nelle cose. Il nostro obiettivo quindi è quello di creare un paese
un paese digitale e un paese green, un paese verde. E questo lo si può fare, lo dicevano loro, lo diceva ad esempio pure Luca, attraverso alcuni strumenti. Luca ci diceva di implementare la differenziata. Ad esempio, uno degli strumenti per creare un paese green, un paese ecosostenibile, un paese diverso, è quello sicuramente di implementare la differenziata. Noi quello che state facendo a Cerenzia, esatto. Noi nel 2014 non differenziavamo nulla. Dal 2014 al 2020 siamo arrivati a differenziare circa il 63% dei rifiuti. Sicuramente un progetto ottimo, ma un progetto che merita però di essere implementato dal mio punto di vista. Io l'ho detto tranquillamente alcuni mesi fa in consiglio comunale. Ad esempio, perché non possiamo implementare la differenziata e lo possiamo fare partendo ad esempio dal Camposanto? Voi dovete sapere, penso che lo sappiate tutti, perché tutti quanti ci rechiamo ad andare a fare visita ai nostri cari defunti al cimitero. Nel cimitero il 90% dei rifiuti è materiale organico, sono fiori secchi. Poi il 10% invece è plastica, sono le buste di plastica che, no, con le quali vengono confezionati i fiori. E perché noi questi rifiuti li dobbiamo trattare come indifferenziati, tra l'altro pagando un sacco di soldi di più? Perché non li possiamo differenziare? Perché non possiamo differenziare ad esempio il compost il 90% e la plastica, e quindi trattarli diversamente? Oppure perché non possiamo ad esempio creare, quindi implementare la differenziata premiando i cittadini virtuosi, quelli che la fanno correttamente la differenziata? E magari punendo sembra una cosa eccessiva, no, però si potrebbe creare qualcosa per i cittadini che invece virtuosi non sono, quello che non sono, ma sicuramente premiando i cittadini virtuosi. E poi l'altro esempio è quello della digitalizzazione, no? Quello che ci diceva l'ingegnere, no? Quindi creando una pubblica amministrazione digitale che non ci fa risparmiare solo tempo, ci fa risparmiare anche rifiuti, perché se noi usiamo il digitale non usiamo la carta e quindi non abbiamo rifiuti di carta, no? Non abbiamo rifiuti cartacei, quindi facciamo due cose in una, no? Oppure ad esempio quello di creare una collaborazione tra i cittadini, la pubblica amministrazione, l'ordine, le forze dell'ordine, per mantenere il decoro urbano del paese, no? In questo momento, consentitemi, io non voglio fare polemica con nessuno, io sto proponendo un qualcosa di diverso, non voglio denigrare nessuno e fare polemica per nessuno, però consentite, in questo momento il decoro urbano è quasi assente, quindi no, lavoriamo per un decoro urbano migliore, quindi attraverso un paese sostenibile. O poi ancora con tante altre cose, gli esempi potrebbero essere tanti. Ad esempio, alcuni anni fa abbiamo fatto delle convenzioni di alternanza scuola-lavoro con il Comune San Giovanni Fiora. C'era l'Istituto Leonardo da Vinci da una parte e il Comune San Giovanni Fiora dall'altra. E con l'Istituto Agrario, no, abbiamo fatto dei progetti di alternanza, abbiamo realizzato il Bio Nord e il Bio Sud. C'era cemento sia a Bio Nord che a Bio Sud, adesso non c'è più cemento, c'è verde, ci sono fiori, c'è tanto altro, ci sono i cerchi di giochi, non voglio dire c'è tanto altro. Perché non possiamo andare avanti con questo tipo di convenzione? Avremmo dovuto farne altre, e noi su questo puntiamo. Tra le altre cose, il ministro, alcuni giorni fa, il ministro della pubblica istruzione è uscito con le linee guida, parla di una scuola aperta al territorio. Noi una scuola aperta al territorio a San Giovanni l'abbiamo fatta 3 anni fa, non c'era il Covid, adesso abbiamo il problema del Covid e quindi la dobbiamo fare per il problema del Covid. Noi l'abbiamo realizzata 3 anni fa con i ragazzi dell'Istituto Agrario, i quali tra l'altro si sentono, e questo è un altro aspetto da non sottovalutare, si sentono orgogliosi di quello che hanno realizzato. 35-40 ragazzi che hanno realizzato un progetto e che ne vanno fieri perché hanno fatto qualcosa per il loro paese. Ma voglio dire, questi sono degli esempi, no? L'esempio di Gianfranco è, secondo me, uno degli esempi più belli, io lo dico e lo ripeto, cioè questo noi vogliamo creare. Noi nei prossimi 5 anni vogliamo creare una città più pulita, una città più arredata, una città che guardi alla visibilità in maniera diversa. Teodoro lo diceva, no? Cioè, è possibile arrivare in una città, mettere 20 panchine in una città su via Roma, su via della Repubblica, e non pensare a 4-5 panchine per i disabili? Cioè, ma secondo voi una cosa del genere nel 2020 la possiamo accettare? Io mi occupo, tra le altre cose, nella mia vita mi occupo di disabilità, la vivo quotidianamente perché volutamente potrei insegnare diritto, ma insegno sostegno. Il sostegno veramente non si insegna, il sostegno è
a scuola sì, è un aiuto che si fa ai colleghi, no, che insegnano la materia, si sta con i ragazzi. E voglio dire, ma voi veramente pensate che mettiamo 20 panchine e non ne mettiamo una, due, tre per i ragazzi che magari non hanno la possibilità perché hanno vivono nella carrozzella? Ma veramente? E questo è un tema che io, è un tema che io al quale Teo, se no andiamo a prestare Totò non ci porta dove vuole lui, io consentitemi, Totò scusami, c'è una cosa così bella, così informale, se devo stare a prestare il microfono non ci riesco, perché voglio dire, voglio essere, no, cioè questo noi parlavamo di questo, quindi parlavamo di una città vicina alla disabilità, che guardi alla disabilità come qualcosa di positivo, non qualcosa di negativo, no, un paese quindi meno inquinato, senza buste di spazzatura in giro, che schifo. Le buste di spazzatura in giro, ci stanno giorni interi, io sinceramente ancora provo, sono uno di quelli, no? Che quando fanno cose che non dovrebbe farlo, oppure comunque partecipa a una cosa che non dovrebbe farla, si mortifica. Certe volte vedo le buste di spazzatura e mi mortifico, è una cosa che mi mortifica ancora, io sono di quelli che sono abituato ancora a mortificare, papà mi ha insegnato che quando si fa una cosa sbagliata poi uno si deve mortificare, no? Cioè è possibile che lasciamo le buste di spazzatura 4, 5, 6 giorni, magari pure a Piazzale Simet, che è una delle porte della città, oppure vicino all'Angelo, no? Oppure, io, non è polemica, è solo perché stiamo pensando in positivo e vogliamo guardare ad una città, perché sostenibilità significa pulizia, significa arredo, significa no? Questo significa, noi vorremmo una città più bella, una città dove l'economia, come diceva Gianfranco, inizia e conclude il suo ciclo produttivo all'interno della città, quindi una città green, una città bella, e questo vorremmo. Noi non parliamo, non abbiamo scritto un libro, no, di favole, no, cose semplici, cose fattibili. Noi pensiamo che questo paese nei prossimi 5 anni possa essere più pulito, più arredato, anzi meglio arredato, con un arredamento che guardi anche agli altri e guardi anche alle persone meno fortunate di noi, un paese più verde, un paese più pulito, un paese dove la differenziata era da zero, siamo arrivati a 63, perfetto, ottimo, però noi vorremmo implementarla, vorremmo fare una differenziata magari digitale, no? Come ci spiegava l'ingegnere con il progetto Eccellenzia, una differenziata più spinta, una differenziata magari con la lombricoltura o qualcosa del genere che generi ricchezza, perché la lombricoltura mi hanno insegnato genera ricchezza, crea compost. No, ci sono i vermi decompositori, quelli che Luca chiamava tecnicamente, io non sono un agronomo, lavoro con degli agronomi a scuola e quindi qualcosa me l'hanno insegnato, l'ho appresa pure io, con i vermi decompositori che generano compost, mangiano spazzatura, ovviamente sto parlando dell'umido, no Luca? E quindi creano, questo vogliamo realizzare, nulla di più e nulla di meno, noi non vogliamo assolutamente illudere nessuno. Stiamo facendo, te lo devo dire, il giorno 3 ci sono le primarie, noi non vogliamo raccontare quello che è stato fatto, le battaglie ormai, le cose che sono state fatte, Teodoro, appartengono al passato, dobbiamo guardare al futuro, ormai ci sono e spero che possano rimanere lì, perché ci sono delle battaglie che rimarranno per sempre. Io ricordo ad esempio la marcia sul bullismo, no? Io ero ragazzo, si facevano quelle manifestazioni con 1000 studenti nel paese, me le ricordo, io andavo alla ragioneria, no? Per 20 anni non l'ho vista più, abbiamo fatto un'amministrazione sul bullismo bellissima, c'erano oltre 1000 ragazzi in giro, no? E diciamo che questa città è contro il bullismo, questo vogliamo creare noi, no? Vogliamo parlare ai ragazzi dicendo quello che diceva Gianfranco, io non lo voglio dire, meglio l'ha detto Gianfranco, no? Che si può rimanere, perché Gianfranco diceva uno stipendio di 800 euro, ma che te lo dà uno stipendio di 800 euro? Gianfranco era ottimista, cioè se uno gli va bene, no, che va a fare l'insegnante a Milano, piglia meno di 1700 euro, questo ve lo posso dire perché io un anno a Milano ci ho lavorato, no, ho fatto l'insegnante a Milano e lo so, io tra l'altro sono un insegnante che è ancora alla cattedra a Milano, no, quindi le so certe cose, ha ragione, si può rimanere, noi dobbiamo lottare affinché i nostri figli possano rimanere, poi se uno vuole fare, voglio dire, no, cose straordinarie, è giusto anche che le vada a fare fuori, però dobbiamo garantire ai nostri ragazzi il diritto di scegliere se rimanere o andare via, non deve essere un obbligo quello di andare via, no, deve essere una scelta, una libera scelta, se io voglio andare a lavorare a New York, ci mancherebbe, perché non devo decidere di andare a lavorare a New York, però se voglio lavorare a San Giovanni, anche con la digitalizzazione, penso che sia giusto che io... Hai scelto, sei partito e sei rientrato. Ho imparato. Perfetto. Fatto.
E noi questo vorremmo, noi in Libro dei Sogni, grandi opere, riteniamo che si possa rimanere qui e si abbia il diritto di scegliere se rimanere o meno. Le battaglie dove sono passate, qualcuno prima mi diceva che qualcuno, se addirittura c'è gente che si intesta alla battaglia del giudice di pace, io me ne vergognerei di dirle certe cose, perché quella battaglia è stata condotta da qualcuno, lo sanno anche le pietre, non è nemmeno opportuno ribadirle in questa sera, perché ve lo dico, no, un po' di vergogna bisogna provarla quando si dicono bugie, no, perché quella è una battaglia portata avanti dall'inizio alla fine in un certo modo, arrivata in un certo modo, quindi voglio dire, ma non voglio polemizzare, questa è una sera, noi vogliamo andare avanti, guardare a domani, dire che sono state fatte tante cose, che dal mio punto di vista, perché voglio dire, no, si poteva fare molto di più, e noi stiamo puntando a quello che ci siamo detti stasera, no? Ad un paese più bello, più pulito, ad un paese sostenibile, dove l'economia possa girare all'interno del paese, nascere, crescere e, scusate il termine brutto, morire all'interno del paese. Io vi ringrazio e non voglio rubare più tempo. Sì, i cali randaggi, è vero, anche è vero, Franco ha ragione, e non voglio fare, anche qui non voglio fare polemica, hai fatto bene a ricordarmelo. Hai fatto bene a ricordarmelo. Una città sostenibile è anche una città dove si possa uscire liberamente la sera a passeggiare. In questo momento, purtroppo, questo privilegio non l'abbiamo, perché ci sono branchi di cani in giro che stanno aggredendo, grazie a Dio, ancora senza, no, situazioni negative, no, perché l'aggressione sono rimaste tutti tentativi di aggressione, comunque qualcosa di molto leggero, e Franco ha ragione. Però una città sostenibile deve pensare allora ad un canile sanitario, no? Magari in consorzio con altri comuni, quelli che sono vicini, Cerenzia, Caccuri, Castelsilano, Savelli, no? Perché ci si può sedere a tavolino, si possono anche, tra virgolette, dividere i costi, e si può pensare a creare un canile sanitario, magari digitale, non lo so se è possibile, ma voglio dire, sicuramente un canile che possa, perché altrimenti catture non ce ne saranno mai. Mai, alcuni anni fa stavo pensando al cane di quartiere, no? che era un progetto. Cane di quartiere significa, tu fai il censimento dei cani randaggi, ci sono i cani randaggi mordivi che cacci dal territorio perché non li puoi tenere, dopodiché ci sono i cani randaggi che puoi sterilizzare e tenere sul quartiere. Ed è anche la lotta al randagismo una lotta per una città sicuramente sostenibile, una città vivibile e una città più bella e migliore. Grazie. Oh, vabbè. Grazie a tutti per essere intervenuti e alla prossima.